Appassionati di futsal, un cordiale saluto da Alessandro Pau. Siamo in diretta dal Pala Olgiata di Roma per raccontarvi la decima giornata del girone C del campionato di Serie A2. In campo Italpol e Roma. Il capitano della Roma prende la rincorsa, pallone messo direttamente in porta, arriva il gol immediato del vantaggio della Roma, la firma proprio del neo entrato Vicalvi, se non andiamo errati è stato lui a deviarla sul secondo palo. Andiamo a capire meglio di chi è il gol, a esultare è Guto, quindi probabilmente è stata sua l'ultima deviazione, quindi è Guto l'autore del gol dell'1-0 per la Roma, con Paulinho che la alza, Kaique Rodriguez esce, poi Bernardez, la deviazione di Da Silva che mette in corner. Ora la Roma con Isgrosso, l'out di destra, poi va a terra, c'è il fischio del direttore di gara, l'ammonizione per Dario Lopez, le proteste veementi dell'Italpol perché chiedeva una simulazione, non aveva altra chance. Allora Ippoliti va a terra, ma è tutto regolare, può partire la Roma con Kaique Da Silva che allarga bene per Guto in mezzo, e Kaique Da Silva da lì con la porta spalancata non può sbagliare, la Roma esegue un contropiede magistrale sull'asse Kaique Da Silva Guto e arriva il raddoppio del capitano giallorosso che fa 2-0 per la Roma. Attenzione all'Italpol, la spazio in avanti, Bernardez trova il pallone e poi la parata monumentale di Kaique Rodriguez, serve Batella, va col destro, allontana Rodriguez, il numero 2 serve Del Ferraro per vie centrali, ancora una volta Rodriguez si stende e mette in calcio d'angolo, non c'è stata la segnalazione, allora è solo corner, Lopez col destro, palla sul fondo, parte Da Silva, la conclusione, Barigelli allontana e tiene in piedi l'Italpol, va a terra un giocatore della Roma, si continua a giocare, Bernardez allontana poi Rodriguez, 11 minuti e 55 secondi ancora da disputarsi, parte Da Silva, la conclusione, la parata ancora una volta di Barigelli, oltre un quarto di partita da giocare, Italpol già alla clamorosa quota di 7 falli, attenzione Carlo Pio davanti a Barigelli, non sbaglia il numero 10 giallorosso, mette a sedere il portiere avversario e firma il 3-0 della Roma. Tale da Lopez, può caricare il destro per Paulinho, Rodriguez monumentale ancora una volta a dire di no agli avversari. Ancora Roma in avanti, palla buona per Colletta, va col destro, Barigelli mette in corner, rientra Bada Garzia, la palla arriva a Bernardez, il tiro allontana Rodriguez per l'ennesima volta, decisivo il portiere della Roma, pallone ai giocatori di mister Ragnari alla caccia del gol Del Ferraro, in mezzo Taloni si gira e arriva la rete di Taloni, l'Italpol è ancora vivo, 5 minuti 13 secondi. La riapre la squadra di Ranieri con il primo gol di giornata che non voleva arrivare. Dario Lopez, Paulinho va sul destro, Paulinho carica il destro, la traversa ancora Paulinho, palla sul fondo Del Ferraro, in mezzo deviazione, la palla in porta, l'Italpol accorcia ancora le distanze, la rete da attribuire a Del Ferraro, l'errore di Kaique Rodriguez che si è lasciato sfuggire il pallone tra le braccia dopo una prestazione maiuscola, e ora alla palla del possibile pareggio. Dario Lopez prende la rincorsa, parte il destro, la parata, la palla resta lì e poi l'allontana in calcio d'angolo. Rocio scoppiando di gioia, arriva il fischio finale, la Roma batte l'Italpol 3-2, conquista 3 punti fondamentali per la propria corsa, raggiunge bianco-blu a quota 9 punti in classifica e ottiene una vittoria davvero importantissima. Italpol che continua la sua stagione nera, perde ancora in casa contro la Roma e resta lì fermo a 9 punti. Siamo con il direttore sportivo dell'Italpol Giacomo Bizzarri. Giacomo, allora, cosa non è andato oggi? Una partita dai mille volti, siete andati sotto, poi avete provato questa rimonta, anche tanti cartellini, tanto nervosismo. Beh, sicuramente è un momento no
che sta durando un po' troppo, ci rendiamo conto che le cose più facili non ci riescono e poi alla fine gli episodi fanno la differenza. Devo dire che la Roma è un'ottima squadra fatta di giovani, l'hanno messa sul dinamismo, noi siamo rientrati in partita troppo tardi e devo dire che alla fine il risultato mi sembra anche meritato. Per questa stagione i piani playoff al momento sembrano abbastanza complicati vedendo la classifica, come affronterete l'ultima parte di stagione? Beh, sicuramente l'input che abbiamo dato ai ragazzi è quello di non guardare la classifica al momento, perché realmente non è quella che ci aspettavamo, ma ci aspettiamo un cambio di rotta al più presto. Grazie mille Giacomo. Buona serata. Arrivederci.